la Formula 1 torna a percorrere l'autostrada del mare che collega Trieste alla Turchia. 136 camion dei team che vengono imbarcati nel porto di Trieste il 10 ottobre. Infatti è in programma il Gran Premio di Turchia sul circuito dell'Istanbul Park. Il percorso dei mezzi della Formula 1 verso Trieste è iniziato dopo il Gran Premio di Russia di domenica 26 settembre. L'imbarco più consistente vede difatti coinvolte le aziende del gruppo Summer con il terminal di Riva Traiana. La Summer & Company Shipping S.P.A. si è occupata delle prenotazioni dei traghetti in collaborazione con l'autorità di sistema portuale e ha permesso ai camion di raggiungere il porto con qualche ora di anticipo rispetto al momento dell'imbarco per evitare intasamenti stradali. Una lunghissima coda di camion del circus automobilistico più importante del mondo testimonia la scelta dei maggiori team della Formula 1 di voler percorrere l'autostrada del mare per raggiungere la Turchia. Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alfa Romeo, Williams, Aston Martin, tutte officine mobili in supporto ai mezzi che correranno in pista nel Gran Premio. Per il porto di Trieste e il terminal di Riva Traiana si tratta in realtà di un ritorno. L'autostrada del mare era stata scelta per il trasferimento di mezzi già dal 2005 al 2011, quando la tappa turca era stata eliminata dal calendario per tornare nel 2020 e infine quest'anno. Ancora una volta l'autostrada del mare si conferma l'opzione di trasporto più efficiente, veloce e sostenibile sulle rotte che dall'Europa via Trieste si diramano a copertura di tutta la Turchia.